ad attaccare l'Atletico, si muove a sinistra Pulisic, c'è Gelson al centro, anche Correa che non è altissimo, Pulisic quindi si mette in proprio, entra in area, pedala, rischia di prenderla, non lo prende nessuno! E palla sul fondo! Palla clamorosamente sul fondo! L'arbitro si mette il fischietto in bocca e dice che per l'andata va bene così, è 0-0 tra Atletico Madrid e Manchester United. Non importa in quante persone siano rimaste a seguire questa serie, non mi è mai importato della quantità, ma della qualità, e allora anche la qualità delle persone che sono rimaste, che hanno sempre supportato e che continuano tuttora a dare forza per la realizzazione perfetta di una serie che ci ha fatto sempre emozionare, in positivo e in negativo, che ci ha fatto ridere e piangere, e che finiamo, non importa se ad agosto, ottobre o addirittura novembre, importa aver iniziato un qualcosa e finirlo, portarlo a termine. Comunque sia, sarà spettacolare perché ci sarà il Real Madrid in quella finale specialissima che vivremo tra qualche episodio. Per oggi c'è il Manchester United, è il quarto di ritorno di Champions League. È il momento, deve essere il momento della nostra rivincita. Mettetevi comodi e godiamoci uno degli ultimi tasselli del nostro cammino. Bentornati in questo nuovo episodio, buonasera dal Teatro dei Sogni, l'Old Trafford di Manchester, lo United ospita l'Atletico Madrid e il ritorno dei quarti di finale di Champions, tutto iniziò qui con quella scritta lì. Era il Borussia però ad affrontare il Manchester, non l'Atletico Madrid. Quella volta perdemmo 2-1 e sappiamo tutti com'è finita perché ne abbiamo ampiamente discusso. Però la chicca è che davvero iniziò tutto qui. E allora è giusto riprenderci quella rivincita su questo campo. Difficile perché nel girone abbiamo perso 3-0 qui all'Old Trafford. E comunque all'andata abbiamo affrontato un bel Manchester, gara che è finita 0-0 e che dunque darà il suo responso questa sera dopo questi 90 o chissà 120 minuti, addirittura potrebbero essere di più qualora si andasse ai rigori. Questo è l'inno della Champions, potrebbe essere anche l'ultima serata delle nostre carriere in Champions League, ma non vogliamo chiuderla qui, vogliamo andare avanti. La tocca all'indietro Romelu Lukaku, è iniziato il quarto di ritorno di Champions League e poi Alexander Arnold riesce a far ripartire l'Atletico e va subito in verticale l'ex esterno difensivo del Liverpool che mette un buon pallone per Gelson Martins, cioè Insigne dalla parte opposta, che è nel centro, fuori arriva anche Griezmann, eccolo qui, quando conta, sempre Antoine Griezmann, 1-0 Atletico col gol del francese che aveva trovato i guantoni di Lunin nella sfida d'andata per ben due volte a inizio e fine primo tempo. Questa sera al primo tentativo, purga subito di collo esterno mancino, 1-0 Colchoneros, è un gol che sposta tantissimo in chiave passaggio del turno. Ancora Lucas Hernandez dentro per Ken, che si gira e poi fa correre ancora Lucas Hernandez, che entra in area, affonda il tackle di Florenzi sul pallone, dice l'arbitro, sarà soltanto calcio d'angolo. Va Saul nel mucchio con i pugni di Lunin ad allontanare, c'è Gelson di destra che ripropone per Insigne, zona tiro, destro a giro di Insigne, sul fondo di niente. Bene sulla sinistra per Martial che fa pedalare dalla parte opposta a Guammata, grande palla e controllo col cross al volo, arriva il gol di Lukaku, 1-1, ha pareggiato Romelu Lukaku. Clamoroso però qui come arriva questo gol, bellissima apertura per Mata, bellissimo il cross, poi però indecisione da quello che ho visto tra portiere e difensore. Lukaku da rapinatore d'area di rigore ne approfitta, rivediamo però il tutto, al volo Mata molto bene, Kimpembe prova un colpo di tacco improbabile che mette fuori causa il suo portiere. Lukaku dice grazie, 1-1 e a questo punto l'arbitro chiude il primo tempo 1-1 all'intervallo al Teatro dei Sogni tra Manchester e Atletico. Perché gara apertissima, gara davvero apertissima, quindi seguiamo il secondo tempo e speriamo bene. Lancio proprio per Moise Kean alle spalle di Florenzi, non di Lindelof che però si addormenta e quindi occhio a Kean dentro a cercare Gelson sul fondo. Cosa ti sei mangiato? Collo pieno, ma qui se lo divora il numero 18. Palla verticale di Florenzi a cercare e a trovare Rakitic che fa proseguire per Lukaku, lo insegue Hernandez, arriva il cross dalla parte opposta per Martial che la rimette in mezzo e arriva il gol di Fred, sempre lui, ribalta la situazione, era stato maledetto
anche nel girone, anche ai tempi del Dortmund, fa 2-1 a 20 dalla fine. Manchester United in vantaggio. Attenzione a questo finale di partita, perché adesso le cose sono molto complicate per noi. C'è Gelson a destra, arriva il lancio a cercare il 18, che palla di Insigne per Gelson, che calcia su Lunin. Avesse fatto questo. E poi l'Atletico esce con tocchi di prima molto eleganti e piacevoli, soprattutto rapidi in contropiede con Kenke Laporta. Poi apre per Gelson, palla un po' lunga, ma ci arriva il 18, che sterza, lo lascia lì il suo avversario, quindi calcia. E Lunin ancora in calcio d'angolo. Vuole ripartire il numero 5 del Manchester, che verticalizza al minuto 88 per Rashford, che sterza, attenzione al cross per Lukaku, poi ancora Rashford. Oblak, che parata di Oblak. Attenzione che la palla rimane lì. E quindi Rakitic, altro cross per Lukaku, che condanna l'Atletico Madrid al 90esimo. Condanna ancora una volta Federico Marconi ad arrendersi contro i Red Devils. E ancora una volta accade in rimonta, come ai tempi del Dortmund. Accade con tre gol presi a Manchester, come nel girone. E quindi ultima azione di partita con Saul, ma il tempo è finito. Fischia tre volte il direttore di gara. Il Manchester United si qualifica in semifinale di Champions League. È un film già visto, ancora una volta ai quarti, incredibile, incredibile. Finisce così. Col Manchester che batte l'Atletico Madrid al Teatro dei Sogni, che questa sera per noi si è trasformato nel Teatro degli Incubi, perché c'era un incubo prima di questa partita. Il fatto che la storia si potesse ripetere, e così è stato. 3-1 della Manchester, che ribadisce quello che aveva già detto 2 anni fa. E quindi ci sono delle conclusioni che dobbiamo tirare. L'Atletico non potrà vincere la Champions. La Champions vinta, e in parte sono anche contento, in questa carriera resta una, perché ha un significato particolare, ed è quella vinta col Borussia Dortmund l'anno scorso. Voglio essere positivo al termine di questa partita, voglio essere positivo pensando che si riparte, guardando il bicchiere mezzo pieno e pensando che l'epilogo sarà quello contro il Real Madrid, e dovrà essere l'epilogo di un film. Io non so in quante persone stanno guardando questo video in live, lo dico a voi, lo dico a tutti quelli che sono dall'altra parte dello schermo. Restate aggiornati per il finale di carriera, perché ci sarà un finale davvero da film. E quindi seguitelo. Seguitelo se mi volete bene, seguitelo se avete visto questa carriera anche per caso qualche volta. Seguitelo, punto. Perché ci divertiremo per l'ultima volta nelle nostre carriere. Ci divertiremo. Adesso c'è un episodio da vivere, c'è una Liga più aperta che mai. Quindi mettiamo la testa lì e ripartiamo, Colchoneros. È la giornata numero 33, ne mancano 6, compresa questa, e allora non possiamo sbagliare, Colchoneros, perché in teoria siamo primi, in pratica, a pari punti con le Merengues, e sbagliare anche una sola partita potrebbe compromettere il nostro cammino. Che aspetta e ricomincia da De Jong, subito dentro per Ken, che si gira in un fazzoletto e calcia. Grande lavoro, ma pallone sul fondo. Corto Munir per Gles, che si dimentica il pallone, e quindi occhio a Ken, che questa volta non sbaglia. 1-0 per l'Atletico Madrid, il gol di Moise Ken, che non perdona sulla dormita difensiva di Gles al 7° minuto. Siamo avanti noi. E poi offre Insigne, va dentro Ken, Insigne da solo sul mancino, fa tutto bene, affonda, poi dentro per Ken, la risposta di Munir. Batterà il calcio d'angolo Townsend, palla ad uscire, colpo di testa sull'incrocio dei pali, proprio da parte di Diego Gletz, che prova a farsi perdonare centralmente per Bennacer, che fa correre a destra Townsend, dimenticato dalla difesa dell'Atletico Madrid, non da Oblak, che dice di no. Palla che si impenna sul secondo palo, la mette fuori Arnold. Va Townsend dalla bandierina, mette fuori Griezmann, raccoglie la difesa del Malaga. Diego Gles può anche calciare, poi calcia Mauri e fa 1-1. José Mauri al minuto 39, il pareggio del Malaga su dormita difensiva dei Colchoneros. Apertura per Alexander Arnold, guadagna qualche metro il numero 2, poi verticalizza subito per Pulisic, c'è Insigne sul secondo palo da solo, arriva il cross per Insigne di testa, Lorenzo Insigne riporta immediatamente in vantaggio l'Atletico al 42esimo.
fa 2-1 per i Colchoneros. Bene così. L'ottimo lancio per Correa. Ken e soprattutto Griezmann in mezzo. La porta il 10 è appena entrato al posto di Insigne. Pedala, occhio appena Serge che non lo chiude. Quindi Correa va da solo e mette al centro per Pulisic, che ha avuto un'enorme chance per il 3-1. Pronto Pareco dalla bandierina. Parte il calcio d'angolo verso Hernandez, che la schiaccia in porta. 3-1 per l'Atletico Madrid al 67esimo. E adesso stiamo un po' più sereni, perché a lungo andare è uscita la qualità dell'11 di Marconi, che forse chiude la partita. Occhio che di qua siamo completamente scoperti e Townsend fa pedalare Rodriguez. Lo insegue Pareco, che però non è velocissimo. Quindi il cross sul secondo palo per il gol del 3-2. Lo segna Harper. Però due gol che abbiamo subito, due gol che secondo me gli abbiamo regalato. Saul, c'è Pulisic a sinistra. Visto il lanciato, subito, bella palla al centro per Correa! Ma che gol ha fatto l'Atletico Madrid! 4-2, azione spettacolare e palla in porta per il poker al 90esimo. Finisce qui con l'Atletico che sentenzia, come spesso accade in stagione grazie a Correa. Un buon Malaga. Quintero intanto fa la sponda, attenzione a Benacer, la lascia Mauri, ancora Benacer, 4-3, gran gol del centrocampista ex Empoli e che nella realtà appartiene al Milan. Qui segna il terzo della sua squadra, bella azione, fischia tre volte il direttore di gara, tre punti pesanti per l'Atletico Madrid, visto poi come sono arrivati, un 4-3 che a questo punto non so quanto sia frutto di disattenzioni dell'Atletico, comunque di un buon Malaga che ha fatto la sua partita. Quando ha avuto spazi ha segnato, perché non ricordo più di tre tiri in porta da parte degli ospiti, ma sono stati molto freddi, quindi è stato importante che lo siamo stati anche noi. Ha perso il Real Madrid e quindi siamo a più tre. Siamo a più tre perché hanno perso gli uomini di Zidane, clamoroso. Real che cade dove era caduto anche l'Atletico in stagione, proprio sul campo del Villarreal, 1-0, e quindi ve lo ricordo che cosa succederà, comunque anche lo leggete qui in basso in grafica, perché ci sarà la finalissima e state leggendo anche quando uscirà per quanto riguarda la Coppa del Re, eccola lì, quel 22 maggio, ma prima mancano esattamente 5 partite al termine della stagione. Noi ne giocheremo un'altra in questo episodio e sarà quella contro le Spagnole, poi ci regaleremo il rush finale a questo punto sì, con i 3 punti di vantaggio, e giocheremo contro Celta Vigo, Girona, Real Sociedad e Athletic Bilbao, ultima partita che nel girone d'andata ci ha fatto divertire tantissimo, senza dubbio la più divertente, almeno a parer mio, della stagione, perché l'Atletico era sotto 2-0, rimontato 3-2, 3-3 e poi all'ultimo respiro il gol di Gelson. Ha giocato e pareggiato il Real Madrid, che si sta suicidando, perché un solo punto, quello guadagnato nella 34esima giornata in casa contro il Betis, e quindi un Real che sta cadendo pericolosamente anche nell'infrasettimanale. Vediamo cosa facciamo noi sul campo delle Spagnole. Il Real Madrid non vince più e l'Atletico ha una ghiottissima occasione di dare un segnale importante al campionato. È la 34esima giornata di Liga, e Spagnol contro Atletico. Se vincono i Colchoneros possono volare a più 5 a 4 giornate dal termine. Va Insigne dalla bandierina verso Kimpembe di testa sulla traversa. Eccola la prima gigantesca palla gol per l'Atletico. Saul lì vicino, Correa lo cerca, chiuso Naldo. Poi allontana Garcia, dove c'è Insigne a raccogliere. Fuori per De Jong, che pensa e vuole il destro. Subito la risposta di Bissou in calcio d'angolo. 20 minuti, già due palle gol. Gelson Martins, sta andando Insigne a sinistra. Lancio telecomandato di Gelson. Buon controllo di Insigne in aria. Attenzione al tackle sul pallone, ma anche sul giocatore. È calcio di rigore per l'Atletico Madrid. A 4 minuti dalla pausa, l'entrata di Victor Garcia su Insigne. Rigore molto dubbio secondo me, ma va bene. Rivediamo l'entrata di Garcia, che prende palla e forse gamba. La lettura del direttore di gara è stata più gamba che palla. Rigore per l'Atletico, e guardate chi c'è. C'è il capitano, c'è Saúl Ñíguez contro Bissou, 42 in corso. Parte Saúl, Bissou l'ha calciato malissimo. Non è riuscito ad angolare abbastanza Saul. Clamoroso errore dal dischetto e si resta 0-0. Occhio all'ultimissima chance. Brady dalla bandierina. De Jong chiude male. Attenzione a Naldo. A vuoto Kimpembe. Naldo dentro. E gol del vantaggio dell'Espagnol. 1-0 per i padroni di casa al terzo di recupero.
Il gol di Aie, clamoroso però, clamoroso davvero. A destra arriva di gran corsa Alexander Arnold. Occhio alle torri in mezzo che non sono tantissime, ma comunque Arnold va al cross sul secondo palo per Saul. Ring prima di Saul. L'apertura è per Ake. Non c'è nessuno che può calciare. Ci prova adesso Pareco. La risposta di Bisou, calcio d'angolo. Noi siamo stanchi ma dobbiamo stringere i denti. C'è Pareco al limite, pensa al destro. Va in porta e spacca la traversa. L'ha spaccata la traversa Dani Pareco. Gelson da Saul che vuole anche forse calciare. Poi va da Insigne che sterza. Giù, calcio di punizione. Questo era netto. Momento chiave, 22 metri. Va Insigne sopra la traversa. Grande punizione di Insigne che non è però riuscito ad abbassarsi del tutto. Siamo oltre il 90esimo. Pareco per Ken, che va a largo da Saul e poi c'è campo per Insigne. Pallone dentro per Lorenzo Insigne che prova a pedalare. Corre, c'è Gianmatti in tackle. Lo salta Insigne che va verso la porta. Sempre Insigne in area. Insigne a giro! Sul fondo al 93esimo. Sul fondo al 93esimo. Ma quanto meritava questo destro di Insigne, che si è fatto tutto il campo. E finirà così. E si è fatto anche male Alexander Arnold, tanto perché non ci manca già Simeone per infortunio. Finisce così. Atletico che cade in casa delle Spagnole. Perde 1-0 come all'andata. È una maledizione questo avversario. Siamo comunque primi. Siamo comunque a più 2. Ma ci serviva staccare il Real Madrid. Prepariamoci ad un finale di stagione elettrostatico, tragico, ma anche disperatamente affascinante nel prossimo episodio.